Ciao a tutti merdoni, come va? Spero tutto bene. Spero per voi, che siate seduti comodi, e con il cazzo a portata di mano, perché, state per vedere qualcosa di unico. Vi presento la mia nuova scoperta, Mercenaries 2. Attenzione, warning. Questo gioco, non c'entra un cazzo con l'orrendo film uscito al cinema. All'inizio del gioco, potremmo scegliere il protagonista. Ovviamente, io opterò, per il danese vichingo, Mathias Nilsson. Questo gioco, ha una particolarità, che nessun altro gioco possiede. Ogni edificio, ed ogni oggetto presente nel gioco, è distruttibile. E quando dico tutto, intendo proprio tutto. Ora state zitti, e gustatevi l'intro. Mathias, fratello, che bello rivederti. È passata di tempo da quella volta a Dakar. Sì, mi ricordo. Ricordo di aver visto il tuo grosso culo mentre te la davi a gambe. Ho finito i soldi e ho ridotto le perdite. Avresti dovuto farlo anche tu. Mi piace essere pagato, sempre. Dammi le tue armi. È la condizione per vedere il capo. Ehi, Blanco, conosci quest'uomo? Mathias, ti presento Ramon Solano. E il signor Solano... Qual è la tua offerta? La scorsa settimana il generale Carlos Carmona e i suoi hanno tentato un golpe. Una piccola fazione dell'armata di Carmona si è opposta al tentativo. L'hanno catturato e ora lo tengono prigioniero. E scommetto che hai dei grandi piani per Carmona e il suo esercito. Ho grandi piani per tutto il Venezuela. E così dovrei essere io contro un gruppo di soldati VZ. Esatto. Accetti il contratto? Ma certo. Accetto i soldi. Benvenuti in Venezuela. Le carte di Solano sono arrivate. Siamo pronti a partire. Ho violato il satellite CIA. Posso vedere te e gran parte della zona che ti circonda. Sto lavorando con un portatile collegato a un cellulare, per cui non aspettarti miracoli. Lascia i miracoli a me. Tu dammi solo la giusta direzione. E siamo qua. Carmona è tenuto prigioniero su quell'isola. Ora andremo a liberarlo. Come potete vedere, la grafica è molto bella, nonostante il gioco sia uscito qualche anno fa. Altri titoli hanno implementato la distruzione ambientale tra le loro fila, ma Mercenaries 2 ha un qualcosa in più che lo rende fottutamente divertente. Ops, forse dovevo frenare un po' prima. Mi sono arenato sulla spiaggia come una cazzo di balena. Arrivano i rinforzi, dai Joe, sgancia il lanciapolli. Non dovrebbe essere una sorpresa, ma hai compagnia laggiù. Magnifico, cominciavo a sentirmi solo. Con un bel calcio assestato, apriremo le varie casse di armi e munizioni che troveremo per strada. Queste casse contengono sempre qualcosa di interessante. Capo bastone, vattene via, sembri un gallo, con quella pettinatura. Non sono un gallo, sono un pollo. Datemi quel vecchio stronzone di Carmona, o vi aprirò il culo, in due. Vieni a prenderlo. Vieni capo bastone, vieni a prenderlo, nel culo. Per avanzare, dovremmo distruggere quell'enorme cancello laggiù in fondo, ma prima, bisogna eliminare i quattro soldati di guardia. Adesso ne restano solo due. Questi soldati sono penosi, ma se attaccano in gruppo, possono rivelarsi davvero pericolosi. Avanzo verso l'obiettivo. Hai scelto il lato sbagliato. Ghirro, ghirro tondo. Casca il mondo. Casca la terra. Tutti ghiu per terra. Vaffanculo, tu e tutte le tue filastrocche. Schiava, lavora e occupatene tu. Aprimi una breccia. Grazie, ok, tutto bene. Hai un nuovo dispositivo, quindi ti conviene giocarci per qualche minuto per prendere confidenza con le sue funzionalità. Quando vuoi proseguire, chiudi il palmare. Sì, ma qualcuno di voi stronzi potrebbe aprirmi questo fottuto cancello, o devo usare le testate? Qui Fiona Taylor, richiedo supporto aereo. Sto caricando le coordinate.
Ricevuto, sono nell'area, pronto a schierarmi al tuo segnale. Siamo in posizione, chiedi l'attacco quando sei pronto. Siamo pronti di qua, siamo pronti di là, ma apri sto cazzo di cancello, e vaffanculo. Ah, devo usare il satellite infernale. Forse faresti meglio ad allontanarti dall'obiettivo e metterti al riparo. Ma cosa vuoi che mi faccia una bombetta? Porca di quella puttana, okay, che botta. Mi ha logorato gli organi interni. Ho segnato la tappa successiva. Grazie mammina, senza di te non saprei proprio che fare. Guardate che devastazione, la bombazza ha fatto il suo lavoro, non c'è che dire. Adesso, dobbiamo raggiungere il prossimo punto di controllo. La strada è protetta dalle truppe nemiche e dovremo fare molta attenzione. Useranno ogni mezzo per farci fuori. Possiamo portare con noi fino ad un massimo di 2 armi per volta. Ogni nemico ucciso lascerà cadere la propria arma. Selezionate con cura le armi da portarvi dietro perché dovrete essere sempre pronti a tutto. Minchia, ci sparano con la mitragliatrice pesante. Devo coprirmi dietro quelle rocce. Da qui forse riesco ad avvicinarmi allo stronzone. Una bella granata nel too cool e dovremmo liberarci della mitragliatrice pesante. Ok, via libera. Laggiù ti servirà un nuovo veicolo. Sbarazzati dei nemici di fronte a te e ti farò portare un veicolo in elicottero da uno degli uomini di Solano. Senti stronzetta, vedi di muovere il culo e mandami questo veicolo. Ma guarda te se devo perdere tempo con questi. Ho capito, va, mi tocca eliminare questi 3 vermi schifosi. No, davvero? Ma non mi dire. È io che pensavo di dovermene andare. È ovvio che aspetto il veicolo, stronza. Cosa credi? Non mi faccio mica la maratona per arrivare fin laggiù. Ok, sei a posto. Dirigiti nel luogo contrassegnato mentre continuo a cercare Carmona. Sì, sì, cerca Carmona o robe così. Io mi faccio un giretto sulla mia nuova Jeep. Appena lo trovi, fammi sapere. Madonna che merda, questo catorcio va a carbonella, come i vostri PC. Quasi quasi facevo prima ad andare a piedi, vediamo come se la cava, in versione sfondamento. Dai, come ariete non è male. È lenta come la morte, quello sì. Minchia che salto, sembra un aereo, da quanto sono decollato. Oh, che bello. Si possono stirare gli stronzi per strada. Ero stufo di quei giochetti di merda, dove non potevi investire nulla, finalmente mi trovo davanti un prodotto serio. Ok, questo mi servirà di lezione. Quando devo sfondare un posto di blocco, devo andarci deciso, altrimenti mi ritrovo con le chiappe all'aria. Sarà meglio proseguire a piedi. A quanto pare, è il momento di spaccarti il culo, sessualmente parlando. Questi coglioni, non immaginano nemmeno, che sta per piombargli in testa una bombazza della Madonna. Come cazzo si lanciava la bombazza? Ah no, questo è il pad, devo premere la levetta. Eccoci qua, siamo pronti, per l'esplosione più totale. E adesso arriva la bombazza, e tutti con le mani sulla mazza. Un carro armato? Godo come un porco. Eccolo, guarda che figata di mezzo. Anzi no, lo guarderete la prossima volta, perché adesso ho da fare. Ciao a tutti merdoni, a presto.